Presentata domenica 21 maggio all'Arena Piemonte, la partita del cuore che si terrà a Torino allo Juventus Stadium il 30 maggio, promossa da Consiglio regionale del Piemonte, Stati generali dello sport e del benessere, Nazionale Cantanti, Fondazione per la ricerca sul cancro e Telethon. Alla partita è stato abbinato il concorso per le scuole Un Cuore Rap, che ha riscosso grande successo, come il concorso Una Salute per Tutti, anch'esso presentato all'Arena Piemonte. I vincitori sono saliti sul palco insieme al presidente dell'Assemblea e degli Stati Generali dello Sport, Mauro Laus, ai rappresentanti della Nazionale Cantanti, Partita del Cuore, Gino Latino e Davide Di Leo Busta, e a Sergio Brio, allenatore dei campioni per la ricerca, intervenuto a nome della Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro e della Fondazione Telethon. Le motivazioni che ci hanno indotto a bandire questo concorso Un Cuore Rap sono dettate dalla necessità di entrare in sintonia con il linguaggio giovanile, il linguaggio dei giovani, e il rap è una delle forme musicali che in questo momento, diciamo, assume un linguaggio, diciamo, universale. Ci sono stati questi ragazzi straordinari, vincitori, che hanno mandato dei messaggi molto forti, quindi siamo soddisfatti e siamo contenti, e continuerà il nostro impegno per la ricerca, per la prevenzione primaria, attenzione alimentare, attività fisica, e ringraziamo questi straordinari talenti, i cantanti, che mettono a disposizione la loro, diciamo, la loro notorietà per un bene comune, che è quello della solidarietà. Massimo e Andrea sono i vincitori dei due concorsi che oggi sono stati sul palco con i campioni della ricerca. Voi siete due musicisti. Cosa rappresenta per voi questo concorso? Per me è una grande occasione per farmi vedere alla Regione Piemonte, comunque conoscere altre persone che hanno il mio stesso hobby e rappresentare la storia del mio amico di cui parlo nella canzone. Ovviamente, oltre all'opportunità, c'è stata l'occasione di trasmettere un messaggio, un bel messaggio che non mi è mai, ovviamente non si è mai presentato in precedenza, e quindi sono contento di questo. La Nazionale Cantanti è Un Cuore Rap, qual è l'obiettivo? Hey, tu sai che cosa far? Solo la ricerca devi aiutare insieme a noi, poi cosa farai? Di certo tu ti divertirai. Beh, l'obiettivo è stato quello di coinvolgere le scuole e hanno risposto benissimo, i ragazzi veramente hanno capito quanto è importante la ricerca, hanno proposto le loro canzoni, ne ha vinta una che si esibirà prima della Partita del Cuore il prossimo 30 maggio allo Juventus Stadium. Busta, qual è il messaggio che volete veicolare con queste partite? Il messaggio è sicuramente legato alla solidarietà, e solidarietà che si fa presenza sul territorio, soprattutto in Italia. Quindi non c'è solo la Partita del Cuore, ci sono tutte le partite che la Nazionale Cantanti fa durante l'anno, anche in situazioni più piccole, i cui ricavati vanno sempre per realtà locali che agiscono e operano sul territorio. Quindi solidarietà ed esserci, la presenza è fondamentale. Sergio Brio, l'importanza di questa partita per il mondo della ricerca e per il mondo dello sport? È molto importante questa partita, perché ovviamente si raccolgono dei soldi per poter destinare all'ospedale di Gandiolo, che sta facendo un grandissimo lavoro, e metterli a disposizione di gente che ha veramente bisogno. Quindi credo che questa partita dobbiamo ringraziare la Fondazione, perché ovviamente ha un'organizzazione fantastica, e quindi credo che si dovrebbero anche incrementare anche questi eventi per poter contribuire tutti quanti a questo scopo.